Ciao a tutti, prima appunto di partire volevo condividere con voi due articoli di giornale che mi sono capitati settimana scorsa sotto mano. Siccome sono articoli che riguardano le letture estive, mi sembrava giusto farlo adesso prima di partire, perché farlo a vacanze finite non avrebbe molto senso. Allora, sul quotidiano del 12 luglio c'era questo articolo. Tutte le classifiche, le cose che, di cui voglio parlare con voi, sono classifiche che riguardano le letture qui in Svizzera, non in Italia. E quindi mi sembrava così carino confrontare un po' come va il mondo della lettura qui rispetto all'Italia. Allora, io mi sono trovata davanti a questo articolo che dice libri, addio il classico da ombrellone. Incuriosita ovviamente l'ho letto, no? E qui dice, ecco a voi una panoramica dei titoli più venduti in Ticino in vista della stagione estiva e delle vacanze. Non regge più il pregiudizio che associa la lettura da spiaggia al romanzo leggero. La domanda che in questi periodi, in questi giorni, si sente più spesso nelle librerie o girando nei supermercati, così è che libro mi porto al mare in montagna? Bene, dice che chi associa la lettura estiva con romanzi per così dire più leggeri, i cosiddetti chiclet, un genere quindi letterario che si rivolge più a un pubblico femminile che maschile, quest'anno non regge più tanto, perché quest'anno la scelta non è caduta sul classico da ombrellone, ma piuttosto su un libro buono, perché a volte la vacanza può essere uno spunto per fermarsi, fare il punto della situazione leggendo un buon testo, e questo l'ho trovato molto carino. Qui da noi la classifica che si è stilata per i libri più venduti in questo periodo sono: al primo posto La luce sugli oceani, che era uno dei libri che incuriosiva anche me. Poi Una lama di luce di Andrea Camilleri, Il bambino invisibile di Marcello Foa, Fai bei sogni di Massimo Gremellini, che comunque mi sembra essere abbastanza in punta anche nelle classifiche in Italia, e Una linea sottile di un autore ticinese che è Giovanni Soldati. Dice anche che anche qui abbiamo visto spopolare il romanzo 50 sfumature di grigio e di nero. Invece a Bellinzona, tra i libri più gettonati, c'è l'ultimo romanzo di Martin Sutter, non so come si dice, seguito dal giallo dello scrittore nordico John Esbo, che si intitola, se non sbaglio, Lo spettro. E anche questo è un romanzo che a me incuriosisce davvero tanto. Ecco, sembra che qui da noi appunto quest'anno non ci sia stato il boom delle letture per così dire chiclet o leggere, ma che si sia andati su romanzi un pochettino più corposi, tra virgolette, se si può dire. Ho trovato poi, che mi sembrava curioso farvi vedere, anche un articolo su appunto 50 sfumature di grigio, di nero e di rosso, e in un quotidiano c'era questo trafiletto, questo articoletto che dice le sfumature battono i maghi. Ora qui dà un'informazione che a me sembra sbalorditiva e vorrei sapere se anche a voi risulta questo, perché qui dice Londra, 50 sfumature di grigio, il best seller erotico della James, su Amazon vende il doppio di Harry Potter. È possibile? Cioè, secondo me sono due mondi lontanissimi e su livelli lontanissimi. Cioè, per me Harry Potter che va bene per tutti, per i grandi, i piccoli, e mi sembra strano che venda più di Harry Potter. Il sito britannico della libreria online ha riportato l'incredibile record, definendo l'autrice il nuovo fenomeno letterario del decennio. Il testo dato alle stampe nel 2011 è stato pubblicato quest'anno
diviso in 50 sfumature di nero, 50 sfumature di rosso. Ma secondo voi può essere possibile che questi romanzi vendano più della saga di Harry Potter? Ma. E niente, con questo interrogativo vi lascio. Ogni tanto mi piace leggere di questi articoletti e se a voi fa piacere posso anche condividerli con voi e vedere un po' come va il mondo della letteratura qui rispetto all'Italia, se ci sono delle somiglianze, se si leggono cose diverse, se le classifiche sono diverse e così via. Vorrei inoltre farvi una piccola segnalazione ai miei appuntini a un blog. Il blog che volevo segnalarvi e quindi che vi invito ad andare a vedere è Will's Coffee House, credo si pronunci così, ed è il blog di un ragazzo che tra l'altro scrive anche dei racconti secondo me molto validi. E cosa trovate di particolare in questo blog? Allora, questo blog non è solo una stila di recensioni di libri, ci sono anche degli articoli che io ho trovato molto interessanti, oltre alle recensioni dei libri. Articoli scritti appunto da questo ragazzo e tra questi articoli c'era un articolo sugli Amish che a me è sembrato davvero davvero interessante perché non ne sapevo niente di questa cultura barra religione. E quindi niente, mi è sembrato carino e trovo ne valga davvero la pena dargli un'occhiata. C'è poi una sezione parecchio grande dedicata a Shakespeare. Quindi niente, io vi consiglio di dargli un'occhiata, vi lascerò sotto questo video il link al blog e ci vediamo presto. Ecco appunto, io partirò tra 2 giorni e sarò via per 2 settimane. Quindi lì non ho la connessione, non ho probabilmente non porterò il computer perché tanto non avendo la connessione mi sembrerà inutile. Forse non avrò neanche la tele e ne sono felice perché cioè mio marito era lì che spingeva, scusi ma la tele ce la può mettere nella casa? Io spero non ci sia, comunque so che anche se ci sarà prenderà sì e no 2 canali in croce perché siamo in alta montagna e per la mia felicità saremo praticamente lontanissimi da tutte le tecnologie, c'è bisogno secondo me intanto di disintossicare testa e cervello. E leggerò, presumo, abbastanza e magari, boh, ecco, forse l'unica cosa che posso fare è portarmi la videocamera per girare qualcosa. Parte questo, niente, vi saluto, auguro una buona fine estate perché ormai siamo a metà agosto a tutti e ci vediamo presto. Ciao!